Buonasera a tutti, grazie alla Fondazione per questo invito, alla Fondazione Zeri per questo invito a parlare di questo libro. È un libro che è uscito l'anno scorso, nel 2020, ed è di fatto il primo catalogo ragionato dell'opera di Giulio Cesare Procaccini, un pittore di nascita bolognese, e quindi si gioca un po' in casa, ma che di fatto poi a Bologna non ha lasciato quasi nulla direttamente. Poi vedremo uno dei quadri che rimangono qui a Bologna in Pinacoteca Nazionale, ma che ha avuto appunto una carriera sostanzialmente milanese che si è allargata poi anche in altre città. Io ho diviso la mia presentazione in due grandi sezioni, diciamo così. Nella prima parte vi illustro, quasi seguendo l'indice del libro, i contenuti di questo libro. E poi, diciamo così, mi soffermerò su un paio di questioni che sono emerse alla mia lettura del libro e che mi sembrano importanti sottolineare e che dovrebbero anche aiutarmi a disegnare un ritratto di questo artista e del suo percorso. Il libro, come vi dicevo, è un libro tra l'altro scritto in inglese, un libro generoso, sono oltre 500 pagine, se non ricordo male, e è un libro costruito anche in maniera non banale. È un libro a due mani, come abbiamo visto, in cui vi sono sostanzialmente tre parti. Una prima parte di saggi, e sono quattro saggi, due di Hugh Breedstock e due di Odette Dalbo, quindi saggi indipendenti illustrati con fotografie a colori in bianco e nero. Una parte centrale, che è il vero e proprio corpo del libro, che è il catalogo ragionato, e quindi una parte di appendici. I primi due saggi di Breedstock sono una ricostruzione del percorso stilistico di Giulio Cesare Procaccini, che è anche il risultato di studi che questo ricercatore dagli anni 70 ha compiuto su questo pittore, e che avevano, diciamo così, oltre a una serie di articoli pubblicati appunto alla metà degli anni 70, avevano avuto come grande tappa la mostra Procaccini in America del 2002, una mostra che si era tenuta a New York. Quindi questo primo saggio ripercorre con gli strumenti dello storico dell'arte, e quindi attraverso un'indagine dello stile, il percorso di questo artista. Un percorso non semplice da un certo punto di vista. Il secondo dei saggi di Breedstock, invece, a partire da un articolo importantissimo dentro la fortuna critica di Procaccini, cioè il saggio di Longhi del 1966, pubblicato su Paragone, dedicato al tema dell'abbozzo autonomo. A partire da questo saggio, Breedstock si sofferma in questo secondo testo sulla tecnica e sul metodo di lavoro all'interno della bottega di Procaccini, accompagnando in particolare questa sua indagine, che si sofferma su alcuni dipinti specifici che usa come veri e propri test, diciamo così, aiutato anche da una serie di indagini recenti che sono state fatte su questi dipinti. Gli altri due saggi di Odette Dalbo invece sono, da un lato, una ricostruzione di nuovo del percorso di Procaccini, visto però questa volta dalla parte dei committenti, quindi di coloro che hanno promosso in qualche maniera l'opera di Procaccini, e mi è sembrato da questo punto di vista una modalità molto interessante ed efficace per ricostruire un percorso che, ricostruito solo, diciamo così, attraverso lo strumento dello stile, è un percorso più irto, più difficile in qualche maniera. E un ultimo saggio, invece, sempre di Odette Dalbo, dedicato alla fortuna critica del pittore, ripercorsa
in tutto l'ampio raggio della letteratura che lo ha interessato, quindi fino ai giorni nostri, ma in particolare concentrandosi sui decenni in cui il pittore era in vita, quindi fornendo una sintesi di un argomento che aveva conosciuto già numerosi contributi, ma al quale mancava un profilo in qualche maniera più organico. La seconda parte del libro è appunto il cuore di questo catalogo, è appunto il catalogo dei dipinti. Sono 197 numeri con diverse novità che si recuperano all'interno appunto delle schede di ogni opera, ma che, come dire, hanno rincorso un po' anche la scrittura di questo libro, perché alcune, quattro per la precisione, quattro dipinti che sono emerse ormai a bozze chiuse, sono discussi, non sono schedati, diciamo così, all'interno del catalogo, ma sono discussi, commentati e riprodotti, quindi illustrati, nel testo di Brixton. Uno è il dipinto che vedete e che vedete in questa immagine e che fa anche da copertina del volume. Il catalogo è strutturato in maniera molto organica e molto precisa, in maniera anche, se vogliamo, tradizionale. Ha delle schede che discutono soggetto, iconografia, storia attributiva, provenienza dei dipinti schedati, e ha soprattutto poi una serie di informazioni puntuali, io credo molto importanti e molto utili soprattutto per un pittore che ha avuto una straordinaria fortuna collezionistica, e questo, diciamo così, fin da subito per certi versi, e per cui il problema della confusione che spesso si ha negli inventari con i fratelli, perché spesso le opere sono descritte soltanto come opere di Procaccini e non sempre siamo in grado di stabilire se siano sue o se siano magari di Camillo o di Ercole, insomma. Quindi una parte importante di questo catalogo è ad esempio la voce delle copie. Per ogni dipinto, in calce ad ogni scheda, sono schedate le copie conosciute ed è fornita, cosa non semplice da fare, credo, anche la bibliografia e la letteratura che riguarda queste copie. Quindi una fonte di informazione molto, molto importante. Questa parte del catalogo è, credo, si possa dire, soprattutto merito di Odette, che aveva discusso nel 2016 la sua tesi di dottorato all'Università Cattolica proprio sul pittore, costruendo il primo catalogo ragionato dell'opera di Procaccini. Ovviamente poi questa parte è anche il frutto della discussione e dello scambio tra i due autori. Diciamo che trovarsi questa serie di dati già lavorati ha sicuramente agevolato il percorso. Il catalogo ragionato comprende anche due brevi sezioni, ma anche queste molto importanti, di opere, di copie, diciamo così, di opere non autografe di Procaccini, ma che testimoniano delle opere perdute, che quindi abbiamo descritto nelle fonti, ma che al momento non sappiamo riconoscere o che forse sono perdute. E poi, come dire, una serie di opere invece che in passato sono state riferite al pittore, ma che sono state rifiutate dai due autori. Accompagna questa sezione una sessantina di tavole a colori, a piena pagina, e poi delle illustrazioni in bianco e nero di tutte le opere schedate, sia di quelle ritenute autografe che anche quelle delle altre due sezioni di catalogo. La terza parte di appendice è anche questa molto utile, è un registro, è una cronologia più che un registro, una cronologia costruita però sulla base dei documenti che vengono sempre citati, e quindi permettendo, diciamo così,
al lettore di ricostruire il percorso di studio e di ricerca fatto, e poi un elenco davvero ricco di opere menzionate nelle fonti. E anche qui io credo solo lo scorrere questa serie di lunghissime menzioni da inventari seicenteschi, settecenteschi, da aste di mercato, permette non solo di avere numerose notizie che diventeranno in un futuro magari utili ad altri studiosi, ma permette soprattutto di vedere immediatamente, quasi plasticamente, la grandissima fortuna che questo pittore ha avuto nelle collezioni non solo italiane, ma anche europee, spagnole soprattutto, francesi, e poi a un certo punto di seguire quindi anche molto bene l'andamento della sua fortuna critica, nella quale a partire dall'Ottocento e poi soprattutto nel Novecento anche il mercato ha contato moltissimo, e questo a maggior ragione negli ultimi 30 anni. Ecco, questo è un po' una sorta di ritratto di questo libro. Gli spunti che propone sono naturalmente moltissime. In alcune schede si sente, diciamo così, la discussione tra i due studiosi. Mi pare ci sia un caso, il dipinto di Dublino, sul quale nelle schede di Edimburgo, l'unico su cui non siamo nel quale su cui non si sono diciamo così trovati d'accordo, e molto democraticamente viene riportata l'opinione di tutti e due. Quello che però secondo me emerge molto bene, quello che perlomeno mi ha colpito nella lettura, è il tema dei mecenati, che è poi quello che ha affrontato in particolare Odette in uno dei suoi saggi, che raccoglie e sintetizza delle ricerche fatte precedentemente e pubblicate in alcuni articoli, in particolare l'articolo sulla committenza di Pedro de Toledo, che poi vedremo, pubblicato su Nuovi Studi, se non ricordo male. E quindi vorrei riprovare a ripercorrere l'intera carriera del pittore, quindi in qualche maniera a presentarvelo, proprio attraverso, utilizzando, diciamo così, lo strumento dei committenti di Procaccini, e in particolare di tre committenti che in qualche maniera segnano le grandi stagioni del suo percorso. Procaccini nasce a Bologna nel 1874, si sposta a Milano intorno al 1887 insieme ai fratelli, insieme alla famiglia, muore poi a Milano nel 1625, quindi non è una carriera lunghissima, si conclude a 51 anni, e la sua storia di pittore è una storia di circa 25 anni o poco più, perlomeno la parte che conosciamo meglio, cioè dal 1600 al 1625. Però questi tre grandi collezionisti io credo che ci permettano di entrare ognuno in una stagione diversa, e soprattutto, e questo mi è sembrato un pregio del libro, e soprattutto guardare il pittore da questo punto di vista permette di schiacciarlo meno, diciamo così, su un profilo che oramai non ha più corso nella letteratura più aggiornata su di lui, ma che fino a qualche decennio fa era ancora abbastanza presente, cioè di pittore legato a Carlo, in particolare a Federico Borromeo, e quindi alla pittura lombarda soltanto. Io credo che proprio guardare il suo percorso dal punto di vista dei suoi mecenati, dei suoi collezionisti, permetta di capire meglio l'originalità della sua figura anche all'interno del panorama lombardo,
e di disegnare meglio il panorama molto ampio delle sue committenze, che sono molto spesso extra-milanesi, molto più extra-milanesi di quelle di tanti suoi colleghi lombardi, diciamo così. E quindi provo a partire in questo percorso. Il primo grande committente a cui faccio riferimento è Pirro I Visconti Borromeo. Tutta la stagione iniziale di Procaccini in qualche maniera è segnata dalla figura di questo committente, che è colui che chiama i Procaccini a Milano per lavorare al grande cantiere del Ninfeo di Villa Litta a Lainate. È un episodio, oggi non c'è Alessandro Morandotti, di sicuro qualcosa ci avrebbe detto su questo argomento, perché è un episodio la cui ricostruzione spetta soprattutto proprio a Morandotti. E gli esordi, sorprendentemente però non come pittore, perché oggi noi lo conosciamo soprattutto come pittore, ma gli esordi di Giulio Cesare Procaccini sono proprio in questo cantiere, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, come scultore. E come scultore di fatto egli si presenta nel primo suo decennio di attività. Uno scultore non originalissimo, e mai di una qualità così interessante da farci pensare che la sua conversione alla pittura ci abbia fatto perdere in qualche maniera qualcosa, anche se questo come dire, repentino cambio di scena in qualche maniera un significato io credo lo debba avere, ma ne parlerò alla fine. Quindi il suo esordio è all'inizio con opere di questo genere, come le due ninfe che vedete, che appunto appartengono, sono due sculture che appartengono appunto al Ninfeo di Lainate, e che lui esegue su un modello di Francesco Brambilla, il capocantiere a Lainate, mentre il fratello maggiore Camillo era impegnato nella decorazione pittorica, sempre nello stesso luogo. E se, come dire, Pirro Visconti, in quanto committente di Lainate, è personaggio decisivo, certo deve avere contato poi qualcosa anche negli immediati passaggi successivi della carriera di Giulio Cesare, che dal 90, per circa una decina d'anni, troviamo registrato come scultore nel cantiere del Duomo di Milano. I documenti ci forniscono indicazioni anche su alcuni lavori che dovette compiere, qualcosa è stato anche, diciamo così, si è tentato, diciamo così, di attribuirglielo. Lavora probabilmente sempre sotto la direzione di Brambilla, che era del resto capocantiere all'interno del Duomo di Milano, e lavora però come scultore anche in altre situazioni, dove poi immediatamente lo troveremo invece attivo come pittore. Faccio riferimento a Santa Maria presso San Celso, ed è proprio in questo altro grande cantiere milanese del tardo manierismo e del primo Seicento che abbiamo la sua prima attestazione come pittore. È un'attestazione abbastanza precoce, che rimane un po' isolata, diciamo così, all'interno del suo percorso di questi anni, perché risale al 1595, quando ancora invece il giovane artista sembra impegnato appunto nella scultura. Le prime testimonianze pittoriche che lo vedono impegnato sono opere di piccolo formato, che in genere vengono ve ne ho portata una, ad esempio la Liberazione di San Pietro, che vedete in questa immagine, sono opere di piccolo formato eseguite con grande sprezzatura, con una certa rapidità di esecuzione,
che si avvicinano anche a cose che negli stessi anni dipinge, ad esempio, Cerano o lo stesso fratello maggiore, Camillo, e sui quali Giulio Cesare sembra condurre i suoi primi esperimenti. Il suo vero e proprio debutto, però, come pittore è appunto nella chiesa di Santa Maria presso San Celso. Vi ho portato due immagini della Cappella della Pietà, dove lavora alla decorazione ad affresco, ma anche alla realizzazione della pala d'altare tra il 1602 e il 1605 e, più o meno negli stessi anni, nella vicina Cappella dei Santi Nazaro e Celso, sempre all'interno della stessa chiesa. La figura di Piero Visconti non deve averlo abbandonato nemmeno in questo momento. Teniamo presente che nel 1600 Piero Visconti è testimone alla stesura del suo contratto di dote con la moglie, una nobildonna, una Visconti, con il quale poi si sposerà pochi mesi dopo. Quindi è ancora un personaggio fortemente vicino e fortemente legato, diciamo così, a Giulio Cesare, anche se non abbiamo più, perlomeno finora non sono emerse, altre committenze dirette al pittore. Certo è che a partire dal 1600 Giulio Cesare sembra davvero dimenticare e abbandonare in maniera programmatica, volontaria, la sua attività di scultore per presentarsi soprattutto come pittore. E di sicuro l'attività in un cantiere così importante come quello della chiesa di Santa Maria presso San Celso gli diede poi l'abbrivio per tutta una serie di altri incarichi che ne vedono progressivamente nel corso di tutto questo primo decennio del Seicento crescere all'interno della scena artistica milanese. Penso ad esempio alla commissione nel 1605 di una serie di tele, di una serie di dipinti per la cappella del Tribunale di Provisione, un incarico che probabilmente nell'immediato porta all'esecuzione di questa tela che oggi con San Barnaba, che oggi si trova al Castello Sforzesco di Milano, ma che proseguirà anche negli anni successivi e che avrà termine soltanto nel 1620, quando Giulio Cesare firma e data il Costantino che riceve gli strumenti della Passione di Cristo, l'ultima tela che appunto dipinge per questo luogo, un dipinto anche che mi pare abbia creato, proprio per la presenza di questa data, un certo dibattito sull'interpretazione dello stile, quasi come se Procaccini ritornasse un po' alle fonti manieriste, diciamo così, della sua pittura. Ma questo per ricordare come in un artista che dimostra una grande capacità di modulare il suo stile a seconda delle occasioni e dei contesti, come forse una ricostruzione solamente cronologica sia ancora per certi versi rischiosa. E Procaccini non era molto puntuale, perché la commissione è del 1605. Sì, sì, il pagamento. E questo lo consegna nel 1620, quindi ci mette 15 anni. Per cui sì, sì. Sono anche anni in cui davvero gli incarichi crescono continuamente, sempre più importanti, in cantieri sempre più centrali, di nuovo dalla chiesa di San Celso. Si è riconosciuto provenire la trasfigurazione con i santi Basilide, Cirino e Naborre, dove addirittura nel San Cirino Procaccini probabilmente si raffigura, è il personaggio al centro della scena che si volta verso lo spettatore. A chiudere
questo percorso che era stato inaugurato dal cantiere profano di Lainate e quindi da una Milano tardo manierista, nel 1610, davvero a suggello, io credo, un po' di questa stagione milanese, tutta molto milanese, anche se poi il pittore aveva già dato prova di sé anche fuori dalla città, arriva la commissione molto importante per i quadroni per le grandi tele da eseguirsi per la canonizzazione di San Carlo Borromeo, e siamo nella seconda metà del 1610, la canonizzazione è del novembre 1610, ve ne ho portati due. La cosa sorprendente per un Procaccini, che potremmo pensare un po' a disagio in queste grandi dimensioni, con questa tecnica di una tempera molto magra che non gli permette di dare sfoggio di tutto il suo virtuosismo tecnico e della sua vena esecutiva sempre molto, molto estrosa, è comunque una commissione molto importante, se teniamo presente che a lui vengono affidati sei dipinti, e di fatto all'interno di questo gruppo di lavoro la fa da padrone insieme a Crespi, al Cerano, quindi di nuovo a testimoniare ormai una posizione di primato raggiunta, direi, all'interno della città. La stagione successiva, in questa divisione forse un po' forzata, ma io credo in qualche maniera efficace per raccontare il percorso del pittore, è legata sicuramente alla figura di Giovan Carlo Doria, un patrizio, nobiluomo genovese, grande collezionista, la cui scoperta, del quale Giorgio Fulco all'inizio degli anni Ottanta scopriva nell'archivio di Stato di Napoli gli inventari diversi inventari delle sue raccolte, che poi Viviana Farina e Brigstock stesso, in particolare per Procaccini, hanno messo a frutto. Anche qui abbiamo qualche termine di riferimento cronologico. Sappiamo ad esempio che nel 1611 Giovan Carlo Doria era a Milano, ne scrive a Federico Borromeo, siamo nel febbraio del 1611, e poche settimane dopo nei libri di spesa della famiglia Doria iniziano una serie di pagamenti a Giulio Cesare per evidentemente per incarichi di tipo pittorico, che poi proseguiranno per molto tempo e che trovano una conferma poi anche negli inventari successivi delle sue raccolte. Sono almeno tre, se non quattro, inventari che si scalano con una certa regolarità. Il primo entro il 1617, poi nel 1621 ed alcuni inventari successivi quando ormai Giulio Cesare è già morto, ma che di nuovo confermano come dire, la predilezione che questo committente, che qui vediamo, diciamo, alle prese con Rubens, che lo ritrae in questo magnifico ritratto equestre che si trova a Genova, e ho portato questo dipinto per dare un po' il raggio anche delle sue conoscenze e delle sue relazioni, ma appunto, dicevo, una predilezione che Doria dimostra continuativamente per Giulio Cesare. Tanto che appunto la lettura di questi inventari e il tentativo di identificare i numerosi dipinti di Procaccini sono circa una novantina in tutto, 30 nel primo, 30 circa nell'inventario del 1617, altrettanti se ne aggiungono nel successivo inventario e poi anche negli altri. Quindi veramente un numero cospicuo. Alcuni di questi tentativi sono andati anche, direi, a buon frutto. Uno appunto è un quadro bolognese, quadro della Pinacoteca Nazionale,
che va probabilmente identificato con uno dei quadri descritti nel più antico degli inventari d'Oria, e che è la fuga in Egitto, e che è uno di quei quadretti eseguiti speditamente, in qualche maniera non finiti, abbozzati, da cui partiva proprio Roberto Longhi per fare di Giulio Cesare un protagonista della nascita di questa pittura ad abbozzo, e in questo senso anche per mostrare il suo fortissimo legame con i precedenti parmigianeschi in questa specializzazione, in questa tipologia di pittura. Tra gli altri quadri che gli inventari d'Oria permettono di riconoscere all'interno della collezione c'è anche questa Sacra Famiglia, un San Giovanni e Battista e angeli. Sono molti, appunto, nelle descrizioni di questi inventari i quadri abbozzati, i bozzi, appunto, cioè questa tipologia di quadri di non grandi dimensioni di cui evidentemente Procaccini era uno specialista. E per evocare proprio l'articolo di Longhi vi porto il dipinto della fondazione di Roberto Longhi, che Longhi acquistava da Aldo Briganti e che è il quadro generatore da cui parte il suo articolo. Di questa però capacità virtuosistica nell'esecuzione Procaccini dà prova anche in pale di maggiori dimensioni, e qui venendo a parlare di un'opera di casa mia, diciamo, di Caravaggio, che quindi conosco abbastanza bene, devo dire che è sempre abbastanza straordinario l'incontro con questo dipinto, che è una vera e propria pala d'altare, issata appunto su uno degli altari della chiesa dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio, la chiesa parrocchiale, dove, come dire, questa tecnica abbozzata, rapidissima d'esecuzione, ha forse una delle sue prove più indimenticabili. E credo che sia una proposta proprio del catalogo quella di ricollegare alla committenza del marchese Muzio II Sforza di Caravaggio la commissione di questo dipinto. I legami con Giovancarlo Doria si stringono ancora di più nel 1618, quando Procaccini è a Genova, risiede per qualche settimana nella Superba, anche perché è alle prese con la commissione della monumentale Ultima Cena per la Santissima Annunziata del Vastato. E nella collezione Doria, oggi si trova alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, si trovava anche il bozzetto, diciamo così, per questo grande dipinto. Il successivo inventario, 1621, ci dà ancora un po' una traccia delle predilezioni di Doria per Procaccini. Dalla sua collezione proviene anche la Maddalena in estasi di Washington, che mi pare sia uno dei quadri più, come dire, intelligentemente correggeschi e parmigianineschi del pittore, cioè dove, come dire, questa tradizione di pittura emiliana, correggesca in particolare, viene reinterpretata e viene fatta rivivere con grandissima originalità. In qualche modo, io credo, se è giusta l'ipotesi che viene fatta all'interno del volume, con la committenza Doria c'entra anche il ritratto di Gentildonna con Cupido. È proprio una proposta di Odette Dalbo quella di riconoscerla in questo ritratto della Flaminia conca che si trova descritta nell'inventario Doria del 1621. Flaminia era appunto
una famosa attrice dell'epoca, il dipinto, che è un inedito nel catalogo ora pubblicato, è anche una delle rarissime prove di Giulio Cesare ritrattista, un'attività che era testimoniata dalle fonti, ma che se non fosse per questo nuovo dipinto e per gli autoritratti e per qualche altra rarissima prova, diciamo così, rimarrebbe abbastanza sconosciuta. I più tardi inventari del 1625 e del 1641, quando ormai Procaccini è deceduto, ci offrono testimonianza di altre opere di Giulio Cesare che comunque erano entrate nella collezione. E alla sua committenza va riferita questa straordinaria serie di apostoli che gareggia in qualche modo, seppur idealmente, ma forse nemmeno troppo, con la serie anche allestita da Rubens qualche anno prima o con quelle di Van Dyck, che è appunto la serie degli apostoli divisi oggi tra i musei genovesi e una serie di collezioni private. Sono quadri che amo moltissimo e che quindi vi ripresento in serie uno dietro l'altro. Ed infine, e arriviamo quasi al termine ormai della carriera di Giulio Cesare, anche quest'ultima pala, che ha subito diverse traversie, apparteneva alla collezione Doria e appunto, dopo una serie di vicende, oggi è all'interno della chiesa genovese di Santa Maria di Carignano. Il terzo committente che volevo introdurre sulla scena forse non segna una vera e propria stagione come Pirro Visconti e Giovanni Carlo Doria, ma certamente è una delle novità, non del libro, ma degli anni, degli studi recenti su questo artista. Ed è il legame, il rapporto con Pedro de Toledo, Pedro de Osorio, duca di Villafranca, che è governatore dello Stato di Milano dal 1615 al 1618, e appena giunto a Milano commissiona a Procaccini una serie di tele con scene della vita di Cristo che fino a pochi anni fa non erano state ricondotte, diciamo, a questa committenza, e che sono forse tra le prove più alte del pittore. Sono delle tele di grandi dimensioni, siamo oltre i 2 metri di altezza, sono distribuite tra diversi musei d'Europa e forse anche qualcosa negli Stati Uniti, se non ricordo male, e una serie di collezioni private, e sono appunto tra le sue opere più importanti. Anche qui ve le faccio scorrere dicendo che Pedro de Osorio, al momento poi di rientrare a Milano nel 1618, le portò con sé e vennero allestite nel suo palazzo a Madrid all'interno della galleria. A questa serie si affiancava una serie, questa invece ancora non così conosciuta, che il governatore aveva affidato al fratello maggiore di Giulio Cesare, Camillo, con storie della vita della Vergine, e forse originariamente queste scene sacre erano state ideate per il convento di Villafranca, che era, diciamo, cadeva così in Spagna, che cadeva sotto il patronato di Pedro de Osorio. Sono, adesso vi mostro appunto quelle di Giulio Cesare, qui vediamo la Trasfigurazione, l'Ultima Cena, il bellissimo Cristo nell'orto del padre, o la cattura di Cristo di Worcester, la Flagellazione di Cristo, l'Incoronazione di Spine, e poi il Cristo che porta la croce e lo straordinario, direi, Innalzamento della croce di Edimburgo. Sarebbe bello poterle riunire tutte insieme in una grande mostra. Ovviamente
questo panorama non esaurisce la serie di committenti con cui Giulio Cesare intrattiene dei rapporti più o meno duraturi. Quindi, tra quelli che forse non vanno dimenticati, ma che accenno molto velocemente, è sicuramente Scipione Toso, anche il milanese Scipione Toso, anche perché gli commissiona questo quadro straordinario che è un po' l'icona, se mi passate questo termine, della pittura milanese d'inizio Seicento, un quadro celebrerrimo, il quadro delle Tre Mani, in cui Cerano, Morazzone e Procaccini si confrontano intorno al tema delle due sante martiri, Rufina e Seconda. C'è anche Vittorio Primo di Savoia, in questo caso non ho immagini da presentarvi perché poi molte delle committenze con i Savoia sono in gran parte andate perse e quindi sono rapporti difficilmente, non così facilmente ricostruibili, ma che certo contarono molto nella carriera di Giulio Cesare, ma anche il rapporto con Cosimo II de' Medici, al quale dobbiamo l'incarico per il Sansone e i Filistei, quest'altra gran tela molto bella del Museo del Prado di Madrid, un quadro che guadagnò anche a Giulio Cesare una medaglia con il ritratto dello stesso Cosimo, che poi vedremo esibita orgogliosamente nei suoi ritratti. E vengo, per chiudere il mio intervento, a un altro spunto, così, che la lettura, un'altra, diciamo, curiosità che la lettura di questo libro mi ha fornito, e che è appunto questa significativa presenza del tema dell'autoritratto all'interno del percorso di Giulio Cesare, che non mi sembra un fatto così scontato, perlomeno per la Lombardia, ma direi in generale anche per l'Italia settentrionale. Di Giulio Cesare conosciamo diversi ritratti, almeno sei, perlomeno mi pare di averne portati sei, che in qualche maniera documentano anche fasi diverse della sua carriera. E mi chiedo se questa volontà di effigiarsi continuamente, anche con una certa regolarità, abbia qualcosa a che fare con una grande volontà di affermazione che in qualche modo notiamo anche in questa brusca riconversione dalla scultura alla pittura, quindi da un'arte meno nobile a un'arte che per tradizione critica ormai decennale, agli inizi del Seicento, era invece ritenuta certamente più nobile e quindi più adeguata anche allo status di un artista come Giulio Cesare, che nel 1600 si era sposato con una gentildonna, con una Visconti. Resta il fatto che questi autoritratti sono davvero un po' un'immagine dell'artista abbastanza rara nella situazione italiana, e quindi mi piaceva chiudere la mia presentazione mostrandoveli. Il primo e il più antico è il ritratto Jacques-Olly, che era ritratto giovanile dalla cronologia piuttosto dibattuta, ma che certamente raffigura il pittore, raffigura l'artista come pittore, lo vediamo, tiene la tavolozza in mano e il pennello, quindi è una sorta di dichiarazione di intenti a pochi anni dal suo definitivo passaggio dalla scultura alla pittura. Più o meno agli stessi anni appartiene anche, siamo sempre alla metà del primo decennio o poco dopo in questo caso, con l'autoritratto in vesti di San Cirino che compare all'interno della pala che stava
nella chiesa di San Celso e che oggi a Brera. Un altro capolavoro in questo genere, un quadro riemerso non da tantissimi anni, è il bellissimo autoritratto in veste di guerriero della collezione Lechi a Montichiari, e qui siamo circa una decina d'anni dopo, alla metà del secondo decennio, quasi un ritratto, anzi direi un ritratto dove Giulio Cesare Procaccini si diverte a travestirsi, in questo caso da antico romano, no? Con una spada e con una rotella, uno scudo da parata. E infine, e chiudo, i tre ritratti del Museo degli Uffizi, del Museo Serralbo di Madrid e della Pinacoteca di Brera, che si scalano proprio nell'ultimo quinquennio della sua vita, tra il 1621, che è la data dell'autoritratto degli Uffizi, che è dipinto tra l'altro dopo questo episodio di febbre acuta, insomma di malattia, che mise fuori gioco per qualche tempo il pittore, che infatti vediamo in qualche modo un po' sofferente, anche se come potete vedere esibisce orgogliosamente il regalo di Cosimo II de' Medici, la medaglia di Mola che appunto il Medici gli aveva omaggiato, quello del Museo Serralbo, ed infine a pochi mesi dalla sua scomparsa ed anche ultima opera firmata e datata, se non erro, l'autoritratto della Pinacoteca di Brera. Buonasera, ringrazio di cuore Paolo Plebani per la tua disponibilità a presentare il volume e anche per le parole di apprezzamento che hai rivolto al nostro lavoro. Grazie a Elisabetta Sambo della presentazione e ad Andrea Bacchi, direttore della Fondazione Zeri, e allo staff della Fondazione per il supporto organizzativo e anche per aver accolto così con interesse la proposta di presentare il volume qui. Questo volume non sarebbe mai esistito senza la forte volontà di due persone. La prima è Marco Voena, che ha finanziato il volume e che diciamo ha creduto veramente tantissimo nel progetto, insomma a partire proprio dalle fasi iniziali della relazione tra me e Hugh, come poi vi dirò tra un momento. E il secondo grazie va a Umberto Allemandi, che ha dato a questo catalogo così la veste elegante delle sue pubblicazioni e che ci ha seguito veramente passo passo in un lavoro non semplice, perché comunque erano tante foto, tante schede, tante pagine, un lavoro impegnativo, ecco, quindi grazie a lui e al suo staff. Sono molto felice di poter presentare il volume qui perché, come ha detto Elisabetta Sambo, io sono stata stagista qui nel 2008, quando era direttrice la professoressa Ottani Cavina, l'esperienza che avevo fatto qui era stata veramente molto formativa, sia perché si poteva lavorare sulle foto di Zeri, quindi questa fototeca ricchissima, molto stimolante per un ragazzo giovane, e anche e soprattutto per la biblioteca. Mi ricordo che mi era stata assegnata l'inventariazione dei musei internazionali ed era stata un'esperienza bellissima poter proprio toccare con mano come Zeri accumulasse cataloghi, ma anche a volte piccoli opuscoli, però di musei in tutto il mondo, che poi gli permettevano veramente di ricostruire, mettendo insieme opere in contesti molto diversi, ma che appunto gli davano la possibilità poi gli hanno dato la possibilità di diventare quello che è diventato, cioè un grandissimo studioso, molto aperto a tante sollecitazioni anche di casi
molto intriganti che lui riusciva a risolvere proprio perché aveva una conoscenza amplissima di tantissime collezioni a livello internazionale. Per quanto riguarda il progetto legato al libro, un po' la mia avventura con Procaccini è iniziata 11 anni fa, nel 2011, quando stavo cercando un argomento per la mia tesi di dottorato. Avevo già studiato arte lombarda del 600, mi ero occupata di un pittore che lavora a Treviglio, nella Bergamasca, originario di Treviglio, che si chiama Giovanni Stefano Montalto, che avevo studiato per la tesi della specialistica in Cattolica Milano, e volevo rimanere comunque all'interno dello stesso filone, quindi ho iniziato un po' a guardare quali fossero i grandi maestri ancora in attesa di avere studi più approfonditi, e ho iniziato a guardare con interesse le opere di Procaccini proprio perché ero rimasta affascinata anche dalla qualità incredibile dei dipinti che abbiamo visto, che ha passato in rassegna prima Paolo in parte, e poi perché mi ero resa conto, guardando anche, leggendo il lavoro di Brigstock e anche il lavoro di altri studiosi, che c'era bisogno di un approfondimento ulteriore, quindi ho pensato appunto di sceglierlo come argomento per la mia tesi di dottorato. La tesi è stata seguita da Alessandro Rovetta, che ringrazio perché mi ha seguito con grande interesse lungo tutto il percorso appunto della tesi, ma anche un grande grazie va a Francesco Frangi e Alessandro Morandotti, che proprio negli anni in cui studiavo e lavoravo alla tesi di dottorato stavano lavorando a loro volta ad una grande mostra che si è tenuta da Iaccio al Musefesh sulla pittura lombarda del 600, e loro mi hanno, alla quale hai collaborato anche tu, alla quale ha collaborato anche Paolo, e mi hanno molto aiutata anche molto spesso nel reperire opere difficili da trovare, e quindi grazie va a loro, un grazie particolare. Questa ricerca è stata un'esperienza molto bella anche sotto il profilo personale, perché mi ha portato a viaggiare tantissimo per vedere le opere del pittore, quindi negli Stati Uniti, in Russia, insomma un po' tanti viaggi che mi hanno anche divertito dal punto di vista personale, ed è stata una bellissima esperienza. Se guardo alla situazione attuale, difficilmente avrei potuto lavorare a una tesi di questo tipo oggi con la situazione che stiamo affrontando in questi anni, quindi è stato anche un momento fortunato dal punto di vista così della congiuntura internazionale. Però difficilmente, quando ho iniziato a lavorare su Procaccini, avrei immaginato che prima di terminare la tesi, nell'autunno del 2015, sarei stata convocata da Marco Voena nella sua galleria a Milano per incontrare Hugh Brigstock, che voleva iniziare a lavorare sul catalogo dei dipinti del pittore. Noi ci siamo conosciuti appunto in questo modo, grazie a Marco Voena, e abbiamo iniziato a ragionare sul pittore per capire se avessimo lo stesso, le stesse idee anche dal punto di vista della cronologia, dell'attribuzione. Infatti non siamo d'accordo su un dipinto, ma su tutti gli altri ovviamente sì, perché questo era un aspetto fondamentale per collaborare, altrimenti non sarebbe stato possibile lavorare sullo stesso artista a quattro mani. Abbiamo lavorato insieme per 4 anni, Hugh Brigstock vive a York, quindi sono stata sua ospite un paio di volte a casa sua, lui è venuto a Milano per i sopralluoghi che abbiamo fatto insieme. È stata un'esperienza molto intensa, molto bella e insomma un'esperienza molto positiva. Ecco. L'idea che ci ha guidati è stata proprio quella di dare una fisionomia a questo artista che ancora di fatto non l'aveva, quindi cercando di dare una ricostruzione cronologica del suo percorso, come emerge anche dalle foto, soprattutto quelle in bianco e nero, abbiamo cercato di dare appunto una fisionomia dell'attività dell'artista, dei dipinti in particolare, e questi dipinti già nel 600 erano chiamati miracoli del pennello, quindi chi li guardava si rendeva conto della grandissima qualità delle opere di questo maestro. Ci auguriamo appunto che questo catalogo contribuisca alla maggiore valorizzazione di questo artista proprio nel panorama del 600 italiano, perché è un artista che
a mio avviso, insomma, merita di essere maggiormente valorizzato. E, considerando la nostra presenza qui, ho pensato di fare qualche rapida incursione nel rapporto tra Zeri e Procaccini. Zeri non si occupa in realtà in molte occasioni di Procaccini, però attraverso soprattutto questa esperienza, cioè quella del catalogo della collezione Sai Bene, si possono capire molte cose, insomma. Sai Bene è un collezionista, Alberto Sai Bene è un collezionista milanese che Zeri incontra nel 1948, quindi incontra Sai Bene ha una cinquantina d'anni quando incontra Zeri. Zeri è uno studioso molto giovane che gli consiglia Longhi e insomma Zeri dopo alcuni anni realizza questo primo catalogo di 30 dipinti della sua collezione. E il rapporto tra Zeri e Sai Bene è stato studiato in maniera molto approfondita, molto precisa da Giovanni Agosti in un catalogo che segue diciamo, la pubblicazione di questi primi 30 dipinti con altri 40 dipinti della collezione Sai Bene, e appunto in quella occasione sono stati ricostruiti questi rapporti. Sulla collezione Sai Bene, sul rapporto con Zeri, c'è stata anche una bella conversazione che è ancora disponibile online del direttore della Fondazione Andrea Bacchi con Marco Magnifico, che oggi è presidente del FAI e che è anche il nipote di Alberto Sai Bene, e quindi diciamo c'è stata una, come dire, un'occasione anche in presa diretta di ascoltare la sua voce del suo rapporto di Zeri con il nonno. Inoltre alcuni dipinti di questa importante collezione sono stati anche esposti a una mostra su Zeri e Milano che si è tenuta al Pol di Pezzoli, che si è chiusa poche settimane fa, quindi diciamo è una collezione molto esplorata nel suo rapporto con Zeri. Zeri studia per Sai Bene due dipinti, questo con la Madonna con il bambino e un santo vescovo, e il secondo è questa grande Sacra Famiglia. Questi dipinti erano già stati esposti proprio nell'anno, nel 1955, nell'anno in cui esce questo volume, da Giovanni Testori in una mostra che si intitola Manierismo piemontese lombardo del Seicento, in cui Testori per la prima volta, con due sedi sia a Torino che a Ivrea, al centro Olivetti, mostrava, diciamo, quasi per la prima volta al grande pubblico questi pittori, Cerano, Procaccini, Morazzone, Cairo, insomma presentava al pubblico questa stagione della pittura lombarda. E a dir la verità Procaccini, anche per le sue origini emiliane, è stato un po' quello più sottovalutato poi anche negli studi successivi, perché se da un lato storiograficamente Procaccini e la sua famiglia hanno avuto la fortuna di essere bolognese di origine, quindi di avere la fortuna di avere le loro vite nella Felsina pittrice di Malvasia, e quindi questo ha contribuito moltissimo alla loro fortuna, dall'altro lato, essendo emiliani ma attivi in territorio lombardo, non sono stati considerati dei lombardi puri e quindi un po' accantonati dalla critica, che invece puntava più sulla scuola milanese pura, lombarda pura tra virgolette. La presenza di questi dipinti appunto fa capire come proprio in quegli anni Procaccini venisse un po' riscoperto. E questi due dipinti che vediamo adesso nelle immagini a colori sono molto belli entrambi, di grande qualità, e attestano un po' i due versanti della pittura di Procaccini. Da un lato appunto la Madonna con il bambino e Santo Vescovo è un dipinto tutto abbozzato, tutto di tocco, quindi anche Longhi lo pubblica nel suo saggio sulla bozza autonoma, proprio per questa rapidità che Procaccini aveva guardato e ammirato nelle opere di Parmigianino, per cui lui diventa un po' l'erede di Correggio e Parmigianino nel Seicento. La Sacra Famiglia invece è un dipinto di grandi dimensioni, però con un altro modo, diciamo, di dipingere, quindi con questa pittura molto compatta, soprattutto nelle forme, che rimanda ancora all'esperienza formativa di Procaccini, che era stata anche quella di scultore.
È un dipinto tardo, proprio perché, come abbiamo visto nel Costantino con le reliquie della Passione, Procaccini nella fase tarda della sua carriera riprende queste forme molto, molto tornite, molto scultoree e adotta anche una tavolozza basata su toni molto, come dire, delle ocre, delle terre, quindi riusciamo a distinguere i dipinti tardi proprio per questa caratteristica. Tra l'altro, la Sacra Famiglia viene acquisita da Saibene proprio grazie al consiglio di Zeri. Questo dipinto era allora, era nel 52-53, era presso un antiquario che si chiama Salocchi di Firenze. C'era una perizia di Longhi che attribuiva il dipinto a Procaccini. Zeri insiste perché dice: guardi che lei, se perde questo dipinto, perde un dipinto di grande qualità, e quindi Saibene lo acquisisce, così interrompendo delle trattative che avrebbero portato l'opera al Museo di Detroit. Quindi sarebbe andato all'estero, per fortuna, insomma, è ancora in Italia. E proprio nell'introduzione del catalogo del 55, Zeri si focalizza su Procaccini e dice: sono assai rari i dipinti di Giulio Cesare Procaccini o di Cornelio da Harlem che mi sono restati così familiari, che riescano ad essere un così preciso termine di confronto per ravvisare altrove la personalità dei loro autori, come questi davvero bellissimi che qui sono riprodotti. Quindi di fatto i dipinti della collezione Saibene diventano un po' il termine di confronto per Zeri per identificare la pittura, lo stile di Procaccini e riconoscere la mano del pittore anche in altre opere che poi nel tempo sarebbero ovviamente passate anche sul mercato, insomma. In effetti Zeri non si occupa più in maniera mirata, in maniera così puntuale di Procaccini, però tra i materiali della sua fototeca ci sono un centinaio di foto di opere del pittore che sono state inserite da lui nella cartella relativa all'artista, quindi era un artista che veniva da lui, che è stato da lui costantemente monitorato. E alcune sono molto preziose perché ci mostrano dipinti che oggi non sappiamo più dove siano, ma che sono attestati solo attraverso appunto le immagini. E volevo presentarvi un caso che mi è stato utile per la mia ricerca e che fa riferimento a questa Salomè con la testa del Battista di Procaccini, un dipinto bellissimo che è stato pubblicato da Francesco Frangi nel 2012 e oggi in collezione privata. L'iconografia appunto che vede Salomè andare in estasi davanti alla testa del Battista che le viene così presentata sopra un vassoio d'oro è un'iconografia che ha una grande fortuna in Lombardia a partire dal 500. Ad esempio qui ho messo l'esempio molto noto di Andrea Solare, un dipinto che è a New York al Metropolitan, però che avrà anche una grande fortuna dopo Procaccini, ad esempio tra le opere di Francesco Cairo, che però si focalizza non tanto su Salomè, ma su Erodiade, che era la madre di Salomè ed era di fatto la mandante dell'assassinio del Battista, che appunto in una maniera un po' che Cairo trasforma così in una estasi un po' morbosa, la Erodiade va in estasi appunto davanti al capo mozzato del Battista. Sono dipinti molto forti e questa iconografia, questo dipinto ha una fortuna anche proprio tra le copie, tra le derivazioni da quest'opera di Procaccini, perché proprio grazie alla fototeca Zeri sono riuscita a conoscere, appunto, a sapere dell'esistenza di questo dipinto che è passato in asta negli anni 70 a New York, presso Sotheby's, dove vedete che la composizione è stata allargata con l'inserimento anche di questo sgherro, che secondo me però non faceva parte in origine della composizione, perché tutto sommato la Salomè con la testa del Battista ha una sua coerenza, ma l'artista che riprende Procaccini nell'inserire ad esempio questo dipinto, questa figura, cerco il puntatore laser così vi faccio vedere meglio, inserisce ad esempio, non riesce a gestire questa mano che quindi perde
penzola un po' nel vuoto, così anche come questa figura dello sgherro non è molto elegante, quindi secondo me non si tratta di un'opera tagliata, ma probabilmente è un'opera che è stata reinterpretata, però non lo sappiamo. Un'altra derivazione da questo dipinto è emersa sempre dal mercato antiquario, è di ubicazione ignota oggi, dove però questo particolare della testa del Battista veniva sentito come un po' troppo truculento, un po' troppo forte, e quindi la scena diventa una sorta di scena di corteggiamento tra l'ex sgherro che porge un vassoio di fiori alla ex Salomè. Questo per dimostrarvi come appunto i fondi della fototeca Zeri e quelli degli altri studiosi che negli anni sono arrivati qui siano veramente preziosi per gli studiosi, perché ci attestano insomma dipinti che altrimenti non conosceremo mai, ecco. Spero che queste ricerche, che questi materiali mi siano utili anche per le ricerche post Procaccini, ecco. Grazie a tutti e buona serata.